Cari amici di AndroidBlog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, il mio protagonista degli ultimi video è sempre il Samsung Galaxy Tab 2 7 pollici. Di cosa parliamo oggi? Oggi mostriamo in anteprima un bel regalino che ci ha fatto mamma Samsung, anche se non direttamente, e da giusto ieri, ne abbiamo parlato nel nostro sito, sul nostro blog, il sito Sun Firmware ha messo a disposizione per il download un aggiornamento OTA per questo terminale in versione P3100 come il mio, quindi Wi-Fi P3G, che consente di avere sul dispositivo per la prima volta Android Jelly Bean ufficiale Samsung, ufficiale, diciamo che è la prima ROM leaked. Dunque faccio una premessa per chi non avesse letto l'articolo: per poter installare l'aggiornamento ci vuole un firmware di base che non è quello del nostro paese, ma è il firmware indiano. Il firmware è disponibile ovviamente per il download sia sul nostro sito che su Sun Mobile. Che dire, bisogna flasharlo tramite Odin e poi successivamente flasharci sopra l'update OTA tramite la recovery stock del tablet. Dunque, andiamo un attimino un po' più nel dettaglio e vorrei cercare di essere abbastanza conciso perché l'ho installato da pochissimo, un paio d'ore. Ho approfittato per formattare tutto il tablet, quindi sono partito dal pulito, sono ripartito con tutte le impostazioni e adesso lo vediamo in versione stock, poi inizierò a fare le mie personalizzazioni del caso e farò poi eventualmente un'altra recensione. Ma ora vediamo come si presenta, perché devo dire che inizialmente è molto interessante. Partiamo dalla schermata di sblocco, che come vedete è già cambiata. L'aggiornamento non riguarda solo la versione di Android, ma riguarda tutto il software del dispositivo. Devo dire che come prima impressione è assolutamente positiva, è decisamente molto più reattivo, ha una risposta notevole, si nota subito il Project Butler di Jelly Bean, che lavora a dovere anche su questo terminale. Dunque, dicevamo, andiamo a vedere, schermata di sblocco, non si nota niente se non la barra portata in alto, perché con Jelly Bean il tablet praticamente acquisisce quella che è l'interfaccia che abbiamo visto fino adesso su il Nexus 7 e sulle varie Channel Gem Mod. Io avevo la Channel Gem Mod 10 che utilizza praticamente la modalità telefono e non è in modalità tablet. Sono sincero, sui vari forum, principalmente XDA, molti contestano questa modalità. Secondo me è fantastica. L'interfaccia, la modalità telefono su un tablet di queste dimensioni, per me, per l'uso quotidiano, è assolutamente perfetta, consente un ottimo utilizzo del dispositivo, molto di più che quella tablet, perché i tasti sono più grossi e tutto più a disposizione. Andiamo a vedere, dicevamo, rispetto allo sblocco di prima abbiamo la possibilità di avere 4 collegamenti rapidi qua sotto, basta cliccarci sopra e sbloccare per aprire l'applicazione che abbiamo selezionato. Vedete? Molto semplice, è un po' quello che diciamo si vedeva su la Sense, adesso non mi ricordo che versione della Sense, con il ring che si poteva andare a selezionare. L'abbiamo anche qua, non è una novità, però è una cosa molto utile. È cambiata anche l'animazione, ovviamente, come potete vedere, se vi ricordate prima era sempre il cerchio con il lucchetto, ma era molto diverso, non c'erano tutte queste animazioni. Devo dire che sono state introdotte molti passaggi, però tanto alzo un attimo la luminosità perché avevo la batteria scarica e si è abbassata. Intanto vediamo, menu tendina, esattamente come Nexus 7 e varie Channel Gem, quindi a differenza qua sopra abbiamo i soliti collegamenti rapidi. Abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire la luminosità o di metterla in automatico, la teniamo un po' più alta per la recensione così si vede un po' meglio. Dicevamo, modalità tablet, che particolarità c'è? Modalità telefono, scusate. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso inizialmente, che mi ha fatto un attimo titubare dal flasharla, sono i tre tasti qua sotto, che sono invertiti rispetto a come siamo abituati a conoscerli, e cioè c'è il tasto back spostato a destra e il tasto del multitasking spostato a sinistra. Non so se nelle prossime release, nelle prossime leaked che usciranno, le cose saranno modificate.
La mia opinione personale è che appena ho visto gli screenshot ho detto no, non la installerò mai perché non mi abituerò mai a questa configurazione. In realtà sono 2 ore che ce l'ho e già mi trovo benissimo, perché essendo principalmente un tablet sì, ma anche un telefono, sono portato spesso ad utilizzarlo con una mano ed è più facile utilizzare il tasto back che il tasto multitasking per me, e averlo vicino al pollice è indiscutibilmente molto più comodo. Devo dire, mi trovo veramente meglio. Poi io sono destrorso e ho una predominanza assoluta della mano destra, con la sinistra faccio veramente poco. Mi trovo veramente molto meglio ad averlo a sinistra momentaneamente, ripeto, può anche darsi che poi con i prossimi liquidi che usciranno la cosa sia diversa. Vedete qua nell'angolo a sinistra la classica frecciatina in su che nel vecchio Ice Cream Sandwich era in mezzo, che ci consente di avere il solito menu rapido con messaggi, calendario, dov'è, telefono, sveglia, ci sono diversi collegamenti rapidi personalizzabili che si aprono cliccandoci sopra la classica finestra a mezzo schermo per avere una maggiore semplicità. Come potrete vedere, già la Touch Wiz è diversa. Da cosa lo si nota? Lo si nota da diversi fattori. Prima di tutto le cartelle, che adesso cambiano la loro grafica, non sono più quelle classiche cartelle brutte prive di personalità che avevamo prima. Ora hanno questo bel dischetto sopra, scusate, sotto, con le icone disposte sopra in maniera molto più simpatica. Come potete vedere, mi piacciono veramente parecchio. Altra novità che vi faccio vedere al volo: la tastiera. Bello il layout, risponde decisamente molto bene. Non l'ho ancora messa molto alla frusta, però devo dire mi piace la configurazione, la distanza fra i tasti, la riga dei numeri un po' più stretta. Per adesso mi piace molto, ha un sacco di funzioni, copia e incolla già incorporata. Comunque devo dire molto bella. Dicevamo, vediamo com'è, vedete? Io widget non ho moltissimi, comunque fluidità estrema. Ripeto, è la TouchWiz. Adesso io ho già anche il Nova Launcher installato, ma non l'ho ancora testato e configurato, quindi mi riservo poi un'altra recensione per vedere come funziona in versione diciamo Android puro, quindi con Nova Launcher e un po' di configurazioni mie. Però come potete vedere, fluidità veramente notevole, non ha nessun intoppo. Alcune applicazioni non le ho ancora testate, magari le andiamo a testare un attimo adesso insieme. Menu applicazioni, dunque andiamo qua, vedete anche qua decisamente molto fluido, non ha nessun tipo di lag, nessun tipo di impuntamento, vedete, posso accelerare e diminuire, non ha nessun problema. Anche tra i widget, vedete, è decisamente molto buona la fluidità. Ho notato io ho molte applicazioni installate, le ho già installate e le ho già configurate. Intanto vediamo un attimo il menu a tendina. Una volta c'era in Ice Cream Sandwich, c'era il tastino impostazioni qua in mezzo per andare direttamente nelle impostazioni, qua l'ha spostato in alto. Dunque, vi stavo dicendo, memoria, un utilizzo della memoria più razionale, ho le stesse applicazioni di prima installate, ma ho molto più, con gli stessi dati praticamente, ma ho molto più spazio libero a disposizione. Questo non so se perché è il sistema operativo che occupa meno spazio o se perché è stato utilizzato un tipo di archiviazione diversa per i file. Versione, andiamo a vedere informazioni, tablet, spero che si riesca a vedere. Comunque Android 4.1.1. Ecco, cosa interessante che la dico per un po', diciamo in generale, per tutti gli smanettoni che magari se lo chiedono. Io ho fatto la procedura che ho seguito è questa. Quando l'ho flashata, praticamente ho flashato tramite Odin il firmware indiano. Ho aspettato il riavvio. Al termine del riavvio, anziché far partire la configurazione, l'ho spento. Ho copiato sulla SD esterna l'aggiornamento OTA. L'ho riavviato in recovery, quella stock, tanto è un aggiornamento diciamo semi-ufficiale e lo installa senza problemi. L'ho flashato, sono ripartito e l'ho configurato. La cosa che mi ha colpito molto è che l'aggiornamento OTA durante il flash mi segnalava che in automatico veniva riconosciuto il mio il CSC del dispositivo come ITV e l'aggiornamento era un multi CSC e quindi veniva installata la versione ITV. Cosa che secondo me è molto particolare, perché
Generalmente non succede sempre, tante volte essendo la ROM di base di un altro mercato tende a conservare quelli TV, scusate, quel CSC. Per chi non è molto pratico, è praticamente il codice che identifica il paese di provenienza della versione software. Vediamo, vabbè, l'abbiamo già visto in tutte le salse, comunque Android di Jelly Bean, ok, andiamo a vederlo, perfetto. Vi dico subito un altro paio di cose, ve le faccio vedere al volo già che siamo qua, cose che ho notato in questo poco tempo di utilizzo che ho avuto modo. Abbiamo la modalità di sblocco che praticamente ci permette di selezionare gli determinati orari in cui attivare o disabilitare le notifiche, assolutamente comodissima questa funzione, me la imposterò appena avrò un attimo di tempo. Cosa molto molto interessante, sottosuono, abbiamo la possibilità di impostare il tipo di vibrazione. Basic call, adesso vabbè, anche se ci clicco non me ne rendete conto di cosa succede, ma cambia praticamente il ritmo della vibrazione. Basic call è quella che siamo abituati, lineare, che conosciamo ormai su tutti i dispositivi da sempre. Heart rate è praticamente il battito di cuore, tutum 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 tutum, che vibra un attimino, e via discorrendo per tutti gli altri. Si può anche creare una configurazione personale. Devo dire molto molto bella, una bella invenzione di Samsung, mi piace un sacco. Schermo, niente, la possibilità di impostare luminosità, le solite cose, e direi che più o meno qua è tutto. Mi sembra che non dovessi farvi vedere nient'altro. Proviamo ad andare un attimino molto rapidamente, ripeto, non l'ho ancora usato, proviamo ad andare sul browser, carichiamo tipo il sito della Repubblica, www.larepubblica.it, l'ho preso, non lo so, scritto a caso, non l'ho preso, perfetto, www. Vedete, intanto mi ritrova i miei preferiti, perché ovviamente la potenza di Chrome è anche questa, tutto quello che sono andato a cercare di recente, perfetto. Passiamo alla versione classica, no, ho sbagliato a schiacciare, indietro, facciamo così, facciamo prima, richiede sito desktop. Siamo ovviamente sotto wifi, anche se come solito il wifi qua a casa mia non è niente di che. Zoom un attimino per capirci, ok, perfetto. Vediamo, intanto caricamento piuttosto veloce, pinch to zoom, direi sta ancora finendo di caricare, sicuramente non è fluidissimo, ma direi che comunque su Chrome funziona decisamente meglio di prima. Doppio tap, aspettiamo un attimo, perfetto, perfetto, prende l'incoronamento giusto. Sì, beh, direi che può migliorare. Proviamo ad andare a vedere con il browser stock per farci un'idea della differenza, che io generalmente non lo uso mai, ormai ho preso l'andazzo di utilizzare Chrome e lo uso difficilmente. Comunque, ok, www.larepubblica.it, stessa cosa. Visualizzazione desktop, tanto vedete anche il browser con lo stock cambiato, è stato personalizzato, vedete, molto più veloce nel rendering, ma è una cosa che io ho sempre notato in Chrome, che ha questo problema che ci mette un sacco a caricare le immagini. Secondo me adesso questo qua è veramente notevolmente più veloce, anche nel pinch to zoom, guardate, molto più preciso. Spero che Chrome faccia presto un passo avanti, perché continua su tante cose, rimane sempre un pochettino indietro. Sui tablet, sullo smartphone è sicuramente un passo avanti agli altri, ma sul tablet rimane sempre leggermente indietro. Dunque, dicevamo, proviamo anche qua, normale, doppio tap, zoom, però non incolonna il testo. Sì, no, zoom ma non fa l'incolonamento, però comunque direi veramente molto buono, scorre velocissimamente senza nessun tipo di problema. Multitasking, ovviamente, allora, applicazioni, in più abbiamo la possibilità di andare direttamente su Google Now, perfetto, vedete, non ho ancora configurato niente, ripeto, l'ho attivato da pochissimo, la possibilità di cancellare le applicazioni tutte in un colpo, o la possibilità di gestire direttamente le attività. Interfaccia telefonica che è leggermente cambiata, non molto,
è cambiata un po' la grafica, diciamo, e si sono oscuriti un po' i pulsanti, direi niente di più, non è che ci allontaniamo tanto. Vediamo velocemente se la trovo al volo, che non mi ricordo mai sotto che cavolo di nome è, la rubrica, perché prima ce l'avevo sotto, ok, con la challenge nel sotto per possibilità di avere diversi account configurati, fa vedere molte applicazioni, molti aggiornamenti, e direi che c'è tutto. Cosa manca? Dunque, sicuramente qualcuno si ricorderà, chi l'ha usato, che c'era la possibilità di avere, cioè c'era la possibilità in versione Ice Cream Sandwich, oltre ai tre tasti messi qua a sinistra, ce n'era un quarto che andava ad indicare la possibilità di effettuare uno screenshot in qualsiasi videata. È stato eliminato per il momento, ripeto, poi magari questa qua è la prima volta che esce, può darsi che ci siano dei cambiamenti, è stato eliminato adesso, ma lo screenshot si può sempre comunque eseguire, basta tenere premuto, se non ricordo male, l'ho fatto prima, il tasto volume su e il tasto power contemporaneamente. Proviamo, aspettate, adesso non mi riesce, o il tasto volume giù e power, comunque adesso non mi viene più, comunque l'ho fatto prima, vi assicuro che lo fa, vabbè, comunque adesso non mi ricordo quali sono i tasti, l'ho provato prima. Ok, tasto volume giù e power, screenshot acquisito, dov'è? Schermata acquisita, e così continuiamo ad avere i nostri screen senza problemi. Direi che come prima presa visione di questo aggiornamento, direi che per il momento è tutto. Mi riservo ovviamente tutto quello che è durata della batteria, ricerca del segnale e tutto quanto con i test dei prossimi giorni. Direi che per il momento può essere tutto. Nella galleria mi sembra che non sia cambiato niente, stavo pensando se mi sono dimenticato qualcosa, ma direi che ci siamo. Vediamo, no, tutto uguale, niente di che. Vediamo soltanto magari, vediamo, apro un'immagine a caso. Pinch to zoom, ma funziona tutto egregiamente. Niente, dicevo, per il momento, cari amici di androidblog.it, direi che può essere tutto. Rimanete con noi, prossimi giorni vari focus, qualsiasi cosa vi interessi sapere di questo tablet, con questo aggiornamento sarò sempre a vostra disposizione sulle pagine del nostro blog. Spero inoltre a breve, brevissimo, di riuscire a fare un video confronto estremamente serio tra lui e il Nexus 7. Devo fare, come ho già fatto nell'articolo precedente riguardante l'arrivo dell'OTA, i complimenti a Samsung, perché ha dimostrato di avere attualmente una marcia in più rispetto a molti altri. Sinceramente, sentendo parlare in questi giorni, in pochi credevano effettivamente che questi tablet sarebbero stati aggiornati. In realtà per il momento questo è un bel regalo che ci sta facendo e dimostra comunque l'intenzione di voler seguire i suoi clienti. Per essere la prima OTA disponibile, Leaked è sicuramente ottima. Spero che ne escano altre nei prossimi giorni con ulteriori miglioramenti, ma direi che siamo già sulla buona strada. Per il momento, amici di androidblog.it, è tutto. Alla prossima dal vostro Alessandro. Ciao!